Torniamo all'aspetto tecnico adesso, dopo questa parentesi sicuramente importante che era dovuto all'internetiano di Sport Pontino. Allora, domani appunto si va a Casarano, partita sicuramente fondamentale, credo che comunque adesso con la sconfitta interna di domenica scorsa le possibilità di salvezza per il Gates sono molto molto ridotte, però la matematica ancora non dà questa cosa, no? Ma sicuramente affrontiamo una partita in meno, però in base alla classifica sono rimaste immutate, perché anche le altre hanno perso e quindi il distacco è sempre lo stesso. È ovvio che se a tutto questo aggiungiamo i 3 punti che il giudice sportivo ci deve dare per quello che è successo a Nocera, oggi saremmo terz'ultimi in classifica e quindi nella possibilità di accedere ai play-out. È ovvio che la sconfitta di domenica ci ha pesato nell'economia della classifica, però non nell'economia della prestazione, perché sicuramente i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, sfortunati perché se mettiamo dentro sicuramente il gol dell'1-0 dopo 10 minuti su calcio di rigore, cambiava la gara. Sicuramente avrebbe preso un'altra piega, però purtroppo nel calcio ci sono queste situazioni e dobbiamo comunque voltare immediatamente pagina. Siamo consapevoli che la situazione è difficile, però abbiamo anche la consapevolezza di potercela fare. E ci auguriamo, stiamo attraversando anche un momento difficile sotto l'aspetto anche numerico dei giocatori, perché abbiamo tra infortuni e squalifiche abbiamo circa 14-15 elementi fuori, e infatti domenica stiamo andando con altri 4 juniores, quindi è una situazione un po' complicata su questo aspetto, ma ho detto ragazzi, indipendentemente da chi scendere in campo, dobbiamo onorare la maglia con dignità e dobbiamo cercare comunque di portare a casa un risultato importante, perché darebbe veramente una scossa a tutto l'ambiente. Altri 2 giocatori mancanti, domenica Emma, squalificati, quindi sicuramente insomma l'eccese appunto che nell'espulsione di fine partita. A questo si aggiunge ancora la squalifica del Franco, ma si aggiunge soprattutto l'assenza di 2 giocatori importanti come il capitano De Simone, che per suoi motivi familiari, avendo aperto un pub, non se la sentiva più di poter mancare il sabato e domenica da questa gestione e ha deciso, non suo malgrado, di si è fatto da parte, e questo ce ne dispiace molto, perché penso che un capitano alla fine comunque doveva portare la nave in porto e poi magari decidere a fine anno, però sono scelte che io non posso entrare in merito, perché c'è davanti un'attività e quindi è ovvio che poi sono... E poi c'è anche Moringhi che ha mollato pure, no? E Moringhi perché ha problemi, comunque l'ho sentito fino a ieri, lui ha problemi in questo momento familiari e comunque per il momento questa settimana è voluto stare vicino alla famiglia che è andata a Catania, quindi no, su questi problemi non possiamo intervenire sicuramente. Per il resto abbiamo tutta a disposizione, ma come dicevo prima, con tante assenze, perché tra infortuni e squalifiche abbiamo più di 14 elementi fuori. 2 battute, 2 parole su questo Casarano, squadra sicuramente rispetto all'anno scorso più giovane, ma comunque terribile in casa, no? No, una squadra sicuramente importante, viene dall'ultima partita in casa, dove comunque ha vinto contro un'ottima Ischia, quindi non si batte l'Ischia se non si hanno delle qualità. Casarano l'ha battuta, quindi c'ha nell'organico delle qualità importanti, per essere anche loro una squadra giovane. E poi giocare a Casarano non è mai facile, perché parliamo sempre di oltre 2-3 mila persone al seguito, quindi è una trasferta insidiosa, difficile, però nel calcio non c'è mai niente di scritto, non è la scienza esatta, quindi non c'è niente di scritto prima del terzo fischio dell'arbitro. Partiamo entrambi da 1-0-0 cercando comunque di portare a casa un risultato positivo. D'accordo, appuntamento settimana prossima per fare il punto su questa situazione sia societaria, giustamente poi tecnica, perché avremo poi il match casalingo con la Sarnese prima di Pasqua. Sicuramente faremo un punto della situazione dopo martedì, perché martedì ci sarà il primo consiglio di prestazione dove cominciamo a dare degli incarichi importanti per dare un assetto organizzativo importante a questa società. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.